Ciao a tutti, sono Martina e vi parlerò di realtà virtuale. Lo sapevi che i militari si addestrano utilizzando videogiochi? Ebbene sì, è proprio vero. Già a partire dagli anni 80 queste tecnologie fanno parte dell'addestramento militare. Troviamo un esempio molto curioso da parte di un'azienda coreana, Dudam, che ha progettato diverse esperienze videoludiche per l'addestramento dei militari, in particolar modo dei paracadutisti. Quindi, in pratica, il soldato viene messo all'interno di un'imbragatura molto simile a quella del paracadute e con l'aiuto di un caschetto VR e dei controller simula essenzialmente un vero lancio. Questa applicazione non viene utilizzata soltanto in campo militare, ma anche in campo medico, nel campo dell'architettura, ma anche in un contesto di musei e in tanti altri. La realtà virtuale essenzialmente è il saper ingannare i nostri cinque sensi. Perché? Noi percepiamo la realtà attraverso appunto i nostri cinque sensi e che poi il nostro cervello elabora e quindi ci fa percepire la realtà per quella che è. Quindi, se noi utilizzassimo appunto un computer che simula una realtà e utilizzassimo appunto questo caschetto che ci fa vedere la realtà diversa e quindi inganniamo la nostra vista in questo caso e dei controller, riusciremo appunto ad ingannare il nostro cervello e quindi a vivere una realtà che è simulata. Se vi affascina questo campo, ci sono diversi percorsi di studio che si possono intraprendere. Se vi piace più la parte di progettazione del VR o comunque la parte di hardware, sicuramente percorsi come ingegneria elettronica oppure ingegneria informatica. Oppure, se vi piace invece fare proprio il videogioco, in sé esiste un'università che si chiama l'Università dei Videogiochi, che è quella che ho fatto io, o meglio detta Innovative Technology for Digital Communication, che appunto crea videogiochi. Insomma, se vi è piaciuto e vi affascina questo campo, non vi resta che iniziare.